Era il giorno prima di San Giuseppe. Il giorno prima di San Giuseppe? Cosa ricordo? Sì, che c'era un aereo che arrivava, un aereo qua dall'aeroporto, si alzava e mi ricordo dal gruppo, si vedeva piccoli, no? Era aerei bicoda là. Uno si è staccato, allora proprio. E dopo si era abbassato di quanti, era quel mattino che era uno, due, tre solo aerei qua, e li mitragliai tutti. Ma la premessa era chi doveva ciapagne di più, come era? Doveva ciapagne, perché il giorno prima che erano tutti i trimotori, no? Era circa una ventina di trimotori. Tedeschi? Quattro tedeschi, sulla pista. Sulla pista quella esterna all'aeroporto? Sì, sì, sì. Qui davanti a casa vostra praticamente? Sì, sì. E invece negato trovano niente, era partita a notte in sostanza. I che ne ha bruciato uno, però i che ne ha colpito? Sì, ne ha bruciato due, anche uno era in fondo sul paraschese in ferro, in cemento, e un altro vicino alla casa colonica, all'inizio della pista, insomma. Due. Gli altri non si erano incendiati, uno questo qua davanti non si era incendiato perché era senza benzina. Tutto forato, forallato, ma. Insomma, tre aerei. Due aerei bruciati. Due aerei bruciati e uno colpito. Sì. E che altri erano riusciti a scappare? E che altri. Era partita il giorno prima, ci arrivai un po' in ritardo, si arrivava il giorno prima e li trovava tutti. Ma qualcuno dice che ha fatto... Sarà stato i servizi segreti, qualcosa che segnalava la faccenda, no? Ma io si ricorda di averli visti questi due bruciati aerei? Sì, madonna, mi ricordo. E quello forato? Tanto è vero che non altri, se non dai per vedere se trovavamo dei cuscinetti per farsi i monopattini, anziché venire a casa, mi ricordo, era il mio... La mamma e cose, ma altri eravamo tranquilli che guardavamo. Ma non avevi paura che avevi visto mitragliare? No, ma sì, beh, siamo messo sul fosso, eravamo proprio da dire paraschese, sul fosso distesi, per fortuna dalla parte giusta, perché se eravamo dalla parte di A, eravamo a posto, da me è un ragazzo, un amico, è in Australia dopo. Come si chiamava? Giuseppe Zanoni, casa Semessin, E si buttai giù e avevi visto? Cioè, siamo fermati, veniva fuori da scuola, cioè, allarmi, via a casa, corre di corsa. Ma ovviamente siamo fermati sul rifugio in via Boiago. Dice, no, è pieno, non che stende, via, andai via, dai, via, era via attraverso campi. Ma ovviamente siamo proprio da dire i paraschesi, arrivava l'aereo, siamo messi a buttare sul fosso e siamo messo là, fermi, ti vedi che passavano. Bassi? Passate, perché andava, allora si metteva a basso quota, no?